Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, boom. Hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let go. J Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mosty, let go. Bullene, Faith, Infinity. Let go, let go, let go. Queste splendide ballerine, buonasera, Talk 7 Cilento Show, è proprio il caso di dirlo, non può mancare lo spettacolo. Abbiamo qui con noi Dora Giuliano, che insieme al fratello Antonio, giusto, da qualche anno ha aperto la Dance Academy. Da dicembre. Ah, da proprio pochissimi mesi. Tu sei giovanissima, quanti anni hai? Quasi 25. Quasi 25. Ce le presenti le signorine alle tue spalle? Sì. Noemi, Rosa Maria. Facciamo un applauso, allora, non volevo interromperti, prego. Gabriella, Arianna, Michela e Chiara. Allora, Dance Academy, presentaci questa importante realtà di Omignano, di cosa vi occupate? Allora, noi ci occupiamo un po' di tutto, da liscio, standard, latini, caraibici, balli da sala, danze artistiche e macumba fitness. Inoltre prepariamo coppie e gruppi da competizione. Come contattarvi? Allora, potete contattarci su Facebook, Antonio e Dora Giuliano, oppure... Facciamo un invito a tutti a ballare, si può iniziare a qualsiasi età. A qualsiasi età, noi abbiamo bambini piccoli di 3 anni fino ad adulti di 75. Allora, grazie Dora, ti rivedremo nel corso di questa puntata. Allora, facciamo ancora un applauso a Dora e continuiamo con il nostro... Salutiamo anche Antonio, il fratello a distanza. E continuiamo con il nostro salotto, i nostri ospiti. Prima però vediamo insieme questo servizio. Ci arriva da Davide De Vita, direttamente dalla Germania. Vediamo e poi ritorniamo in studio. Ciao, mi chiamo Davide De Vita, ho 22 anni e sono nato a Vallo della Lucania. 2 anni e mezzo fa circa, dopo la fine del liceo, ho deciso di trasferirmi in Germania perché ho pensato che il Cilento non... sarebbe stato il posto adatto a me, perché molte cose da noi purtroppo non funzionano come dovrebbero.
Sono venuto qua in Germania, ho iniziato a lavorare in gastronomia, come un semplice lavapiatti. Dopo 7-8 mesi di gastronomia ho iniziato un corso di tedesco avanzato che è durato 9 mesi, quindi cercavo di imparare la lingua e intanto lavoravo per riuscire a vivere. Dopo aver finito il corso di tedesco, quindi dopo l'esame, ho iniziato a mandare dei curriculum per studiare e lavorare, perché qua in Germania ai giovani viene data la possibilità, per chi non vuole andare all'università, viene data la possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente, cosa che in Italia non esiste. Quindi mi hanno dato la possibilità di lavorare e guadagnare dei soldi contemporaneamente. Il lavoro che sto facendo adesso e lo studio che sto facendo adesso si basa su gestione aziendale e oltre a questo non ho scartato la mia passione per la cucina, quindi continuo a fare dei video, ho comprato il materiale necessario per fare dei video e riesco quindi a portare avanti il mio hobby. Per quanto riguarda la mia passione per l'informatica, non ho messo da parte neanche quella, dal momento che da quando sono qui in Germania, circa quindi 2 anni e mezzo, sono riuscito ad aprire 3 siti internet che mi danno quindi un'ulteriore mano nel vivere e un'ulteriore soddisfazione. Alla domanda perché me ne sono andato dal Cilento, diciamo che ci sono tante risposte. Io sin da piccolo ho sempre avuto una passione sfrenata per la Germania e quindi sarebbe stato comunque uno dei miei obiettivi. Secondo, è stata una scelta anche di cuore, perché comunque la mia ragazza vive in Germania e quindi sono venuto qua anche per lei. E devo dire che è una scelta che rifarei altre 1000 volte, perché qui in Germania, anche se l'Europa sta cercando comunque di buttare giù tutti i paesi, molte cose funzionano ancora. Cose che in Italia purtroppo non avrei avuto, e lo dico a malincuore perché comunque l'Italia ha delle cose che il mondo invidia, che il mondo ci invidia, però non abbiamo saputo sfruttarle al meglio. O meglio, non ci siamo fatti rispettare e quindi molte persone che magari dovrebbero stare sotto di noi, magari sarebbero dovute stare sotto di noi, sono al comando, sono al potere. E questo ha portato quindi alla fine ad un'Italia che per i giovani che vogliono un futuro, vogliono costruire qualcosa, è stretta, è difficile da vivere. Quindi ho deciso, la mia scelta è stata portata appunto da questo. Avevo anche una visione futura di quello che poteva poi diventare l'Italia e quindi ho deciso di venire in Germania. Non so se tornare in Italia, ma se mai dovessi tornare vorrei sicuramente essere indipendente, quindi aprire una mia attività, magari una mia azienda dalla Germania, da Davide è tutto. Ciao! Questa, come dicevo, la testimonianza di questo giovanissimo cilentano, è nato a Vallo ma è un novese doc che subito dopo il diploma ha deciso di andarsene in Germania. Ha la passione della gastronomia, ma in Germania sta facendo tutt'altro. Allora Paolo, questo ragazzo ha deciso di andarsene in Germania. Che effetto fa ascoltare queste parole? Tu invece hai deciso di restare, hai creato una bella azienda, stai avendo tanto successo, sei un esempio per altri giovani cilentani, ma che effetto ti ha fatto? Insomma, ascoltare questo ragazzo è un po' triste, sì, è vero, però sembra quasi un percorso obbligato. Invece? Per noi cilentani sembra che cerchiamo sempre qualcosa al di fuori del nostro territorio. Anche io ho fatto dei percorsi fuori dal Cilento, all'estero, poi sono rientrato. Ah, anche tu hai fatto insomma il tuo momento all'estero? Sì, io, quando appena finito la scuola, insomma, ho deciso di andare fuori. Prima hai arricchito il tuo bagaglio, le tue esperienze. Sì. Quindi sì. Quello che è oggi è frutto anche di queste tue esperienze all'estero. Sì, non tanto all'estero, ma quanto più in Italia, però. Perché l'Italia è la patria della gastronomia, inutile. Nel Cilento, la patria della dieta mediterranea. Allora, veniamo a noi, che cosa ci stai preparando questa sera? Insomma, offriremo tutto questo ai nostri ospiti, ma che cosa ci stai preparando? Allora, sto preparando dei prodotti, tutto frutto di prodotti del territorio.
Ecco, il nostro questa è una vostra caratteristica, valorizzare i prodotti della nostra terra. Valorizzare i prodotti del territorio di eccellenza soprattutto. E noi siamo pieni di eccellenze. Quindi partiamo dalle farine, che grazie anche ai ragazzi della cooperativa di resilienza e di altri contadini. Qui abbiamo Antonio, tra poco lo ascolteremo. Quindi c'è questa bella collaborazione fra sì, i produttori. Sta iniziando un'ottima collaborazione con i produttori, i trasformatori. E si sta creando sempre di più una filiera corta, dai produttori al consumatore c'è sempre più un avvicinamento. E quindi io posso testimoniare che qualcosa è cambiato rispetto a una volta, anche nel Cilento, quindi oggi i prodotti ci sono, sono di alta qualità, ne stanno crescendo tanti altri. Dobbiamo soltanto un po' svegliarci, un po' tutti, io credo. Allora, facciamo una panoramica veloce su quello che ci stai preparando. Abbiamo in prossimità della Pasqua... In prossimità della Pasqua abbiamo il viccio con l'uovo. E lo stiamo lì, lo stiamo facendo. Abbiamo impastato con il lievito madre, con una farina di grano antico, che è la carosella. E adesso lo stiamo lavorando. Poi lo metteremo a lievitare e andrà in forno. Poi? Poi abbiamo la pizza chiena. Che si fa con riso, ahimè, il dottore Fagone. Cioè, il dottore Fagone dall'altro lato, dopo lo ascolteremo, sta osservando, poi al termine della puntata ci darà i suoi consigli. Oggi parleremo in modo particolare di colesterolo e tra poco ascolteremo il dottore Fagone anche su questi prodotti. Ecco, allora, la pizza chiena è una bella pizza. Però a Pasqua, insomma, Pasqua, si può fare. Si può fare. Insomma, quindi riso, soversata. Formaggio fresco di mucca, cacio ricotta e uova, e tanto uova. Poi ancora? Ancora abbiamo creato un pane. Ecco, sempre per ritornare sui prodotti del territorio, con un maestro panificatore che è Gabriele Bongi, è stato nel mio laboratorio, quanto ha visto tutti questi prodotti è rimasto fuori dai panni, sbalordito. E infatti subito ha iniziato a creare dei nuovi pani e insieme a lui è nata questa collaborazione. Abbiamo creato un pane ai fichi bianchi del Cilento. Ecco qua, possiamo farlo vedere qual è? Allora, è qua che sta lievitando. Sta lievitando. Eccolo qui, l'abbiamo impastato, quindi con lievito madre, farina di grano antico, fichi bianchi del Cilento, mandarini che sono ancora di periodo, mandarini tardivi, del rosmarino. Basta, semplicemente. Quindi un messaggio che lanciamo, insomma, anche gli ospiti del nostro salotto nel Cilento, abbiamo tutto quello che ci occorre per avviare anche imprese di successo e di qualità. Allora, che cosa manca da imprenditore? Quale domanda rivolgeresti? C'è la parte politica, la formazione, l'università, quale domanda, ecco, rivolgeresti ai nostri ospiti? Io rivolgerei a tutti di fare ognuno la propria parte, quindi iniziando dal basso, all'alto, cioè ognuno il suo piccolo contributo e viene fuori sicuramente qualcosa di interessante, qualcosa che in questo territorio si ci può vivere, si ci può stare perché tutti ne sono innamorati, noi invece scappiamo o screditiamo quello che abbiamo. Allora, dall'altro lato della sala c'è il nostro Antonio Pesca con al fianco Maria Ricchiuti per una intervista nel salotto dell'Hotel King. Ti lascio subito la parola, Antonio. Grazie Carmela. Da giovane e occupando diversi posti di responsabilità, da sindaco, da consigliere regionale, però sei anche una moglie, una mamma, una donna. È cambiato qualcosa? Sta cambiando qualcosa affinché anche la donna assuma dei posti, dei ruoli, un ruolo di rilievo nel Cilento, così insomma, sta cambiando qualcosa dal tuo osservatorio? Allora, guarda Antonio, la risposta, come dire, potrebbe essere abbastanza scontata, nel senso che dicevi bene, io sono innanzitutto mamma, cioè io metto al primo posto delle mie funzioni, dei miei compiti, quello di essere una mamma. E non è facile per una donna, mamma, cercare di conciliare il ruolo appunto che la natura ti affida, che è quello di essere una moglie, una mamma, quello di impegnarsi in politica, cioè di essere al servizio della gente. Soprattutto in una mentalità che risente ancora di una forte differenza di genere. Io ritengo che ancora, benché molti passi siano stati compiuti nel superamento della barriera uomo-donna,
tanti passi devono ancora essere fatti. Io ho iniziato giovanissima a prestarmi alla politica come servizio, cioè alla politica come impegno sociale e civile, e fin da subito sono stata additata come quella che appunto era donna e giovane, quindi aveva due caratteristiche che diventavano quasi due limiti, due vincoli, e non veniva mai presa sul serio per quello che poteva esprimere, per quello che poteva rappresentare. Per fortuna però devo dire che il tempo, le possibilità, le opportunità ti danno anche il modo di affermare una tua dimensione e soprattutto far dimostrare che anche le donne hanno delle competenze e delle capacità. Io sinceramente, se non avessi la mia famiglia e quindi se non avessi la mia madre che mi sopperisce in tante esigenze familiari, forse il mio impegno civile, il mio impegno politico dovrei metterlo da parte. Tu ovviamente ricopri la carica di sindaco per il secondo mandato, poi sei consigliere regionale e quindi hai già una certa esperienza per quanto riguarda la politica locale. Cosa può fare la politica realmente per bloccare questo esodo e invece cosa c'è da migliorare nella società per far sì, o meglio, per predisporre tutti i meccanismi e fare in modo che i giovani trovino la loro dimensione, il loro lavoro qui da noi e non vadano altrove come quel ragazzo di Novi? Allora, guarda, io credo che innanzitutto la politica ha un ruolo che è quello di porre in essere le condizioni, i presupposti, gli strumenti per creare condizioni di sviluppo e di crescita. Sicuramente il fenomeno dell'emigrazione e della migrazione giovanile sconta, secondo me, due aspetti collegati. Innanzitutto è legato allo spopolamento dei centri, dei piccoli centri, soprattutto delle aree interne. Uno spopolamento che si collega anche ad un innalzamento, un invecchiamento della popolazione. Nel Cilento i dati ci dicono che oltre il 64% dei centri appunto delle aree interne ha una popolazione di un'età superiore ai 65 anni, esattamente. Quindi questo è il segnale del sintomo di quello che dicevamo prima, cioè di una migrazione dei giovani, perché i giovani non restano e non hanno attrattori, non hanno attrattive per rimanere nei propri luoghi di origine. Che cosa può fare la politica? La politica, dicevo prima, deve creare le condizioni. Io credo molto che per dare delle opportunità bisogna puntare a massimizzare quelle che sono le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali, archeologiche, di cui questo territorio è ricco ed è sicuramente un fiore all'occhiello di tutta la regione Campania. Ma bisogna anche puntare nel valorizzare quelle iniziative di eccellenza che ci sono, e qui stasera abbiamo avuto tanti esempi di imprese locali piccole ma sicuramente che danno speranza sul rimanere nel Cilento, ma bisogna anche dare l'incentivo e lo stimolo di creare nuove realtà imprenditoriali. Non dobbiamo inventarci qualcosa che ci viene dall'esterno, abbiamo già tutte le condizioni, bisogna metterle in rete, ma un fattore comune, un fattore diciamo denominazione che metterebbe a sistema tutti questi elementi è sicuramente la filiera istituzionale. Non possiamo continuare a parlare di turismo per singoli comuni. Io non posso continuare a portare la bandiera soltanto del mio comune o battermi con una municipalità vicina facendo la guerra del campanile. Bisogna parlare di territorio Cilento un'intesa istituzionale molto forte, certo, assolutamente sì. Sarà difficile, sì. Insomma, dirne a capo. Assolutamente sì. Grazie Maria. Grazie a te. Allora, grazie Antonio, grazie all'onorevole Maria Ricchiuti, allora grazie anche ad altri imprenditori che sono presenti in sala, in modo particolare a RL Coffee Service, grazie insomma per la loro presenza, e poi ancora 2M Dimensioni Casa Palinuro sono nostri sostenitori e nostri ospiti questa sera. Parlavamo insomma con l'onorevole Maria Ricchiuti di donne impegnate, inevitabilmente le donne insomma che
lavorano in casa o fuori, vogliono essere in perfetta forma. Fabiola, qualche consiglio? Stiamo sottoponendo questa splendida donna ad un trattamento per renderla ancora più bella. Sto praticando una seduta di radiofrequenza che, per chi non lo conoscesse, si tratta praticamente di un trattamento per l'invecchiamento cutaneo, quindi tende a riprendere l'ovale del viso, stimolando molto la produzione e l'attività poi del collagene, della muscolatura del viso stesso. Per quello che tu chiedevi, stesso la radiofrequenza può essere un trattamento da poter essere effettuato poi al resto del corpo, perché naturalmente si può lavorare anche con la muscolatura più grossa del corpo. E poi ci sono svariati trattamenti che naturalmente possono essere proposti, dal semplice massaggio, che poi tanto semplice non è, da trattamenti fangali, da trattamenti un po' più articolati, come per esempio gli ultrasuoni, le correnti, le elettrostimolazioni. Dipende poi naturalmente da ogni singolo caso. Gli effetti li vedremo già al termine di questa puntata? Sì, li stiamo già vedendo, sì. Allora, ci ritroveremo al termine di questa puntata, intanto io ritorno dai miei ospiti e riparto da dove ci eravamo fermati, con Marco Sansone. Allora, Officina 1821, che cosa si propone? Ma si propone intanto di creare quello che forse a Vallo della Lucania, e sento di dire nel Cilento, spesso manca, cioè un centro di aggregazione dove, partendo da un punto di vista singolo, che è quello che ciascuno ha, si cerca poi di creare una dinamica di gruppo, una dinamica di squadra. È molto bello fare un esempio con lo sport, no? Anche perché parliamo di giovani, tra giovani e sport spesso c'è endiadi, perché tanti giovani poi del territorio che hanno successo, molte volte hanno successo anche nello sport. E nello sport la squadra è fondamentale. La squadra va bene quando ciascuno fa quello che sa fare e non è fuori posto, non si sente fuori posto, perché sa che quello è il suo compito, mette al servizio di un gruppo ciò che sa fare e molte volte si ottengono dei risultati. Officina 1821 nasce per questo, nasce cercando di sfruttare un vincolo, quello che a Vallo della Lucania è elettorale, amministrativo, perché di qui a poco si arriverà alle elezioni. Ecco, non ci nascondiamo, questa associazione si inserisce anche in questo momento elettorale a Vallo della Lucania. Necessariamente. A me piace dire però che questo vincolo deve diventare un'opportunità. Deve diventare un'opportunità e necessariamente, almeno in partenza, è un vincolo, no? È facile dire nasce ad hoc, nasce per creare poi un'esperienza amministrativa. Io dico magari con questi principi poi dovesse nascere un gruppo che potesse in qualche modo informarsi a quelli che sono i valori che abbiamo dato ci siamo dati nella nostra carta costitutiva, che peraltro solo da qualche settimana abbiamo sottoscritto. E se ciascuno di noi è capace di mettere le tre virtù che ci siamo dati nello statuto, vale a dire l'onestà intellettuale, oltre che reale e praticata nella quotidianità, le competenze specifiche e poi soprattutto il sorriso, l'ottimismo, e allora probabilmente restituiamo, come dire, un presente migliore di quello che è stato un passato ingombrante. Noi viviamo una realtà che inevitabilmente è schiacciata. Ecco, nel momento in cui avete deciso di creare questa realtà, questa associazione, siete sicuramente interrogati su quello che è l'attuale momento anche amministrativo che sta vivendo la città di Vallo della Lucania? Sicuramente. Vallo della Lucania ha perso quella centralità che aveva sino a qualche anno fa. Prima Giovanni Fortunato diceva, fuori onda, diceva: Agropoli mantiene quello che è il suo ruolo, Vallo e Sapri lo stanno perdendo. E chiaramente ci confrontavamo su quelle che sono le motivazioni. Io credo che ciascuno, anche chi sta completando il suo mandato elettorale, si interroga su quelle che sono stati gli ultimi 5 anni. Lo sta concludendo nel modo peggiore, lo dico con molta franchezza, nonostante abbia molto rispetto per la persona e per il professionista che è. A 45 giorni delle elezioni, Vallo della Lucania lunedì approverà il PUC. È all'ordine del giorno in Consiglio Comunale, messo in mezzo ad altri due argomenti molto importanti, dei quali insomma la discussione sarà certamente importante, lunga. Approvare un piano urbanistico comunale, peraltro con 1000 problemi, Vallo della Lucania arriverà ad approvarlo dopo aver speso qualche migliaio di euro per chiedere a un avvocato amministrativista molto bravo un parere.
sulla, diciamo, possibilità di approvarlo in un momento particolare e soprattutto nella condizione specifica, con decine e decine di osservazioni. E siamo arrivati a questo e siamo arrivati in un momento in cui 7 persone, se manterranno il vincolo della fiducia che si sono dati, decideranno per 8.000 il futuro della città. E non so se è una cosa giusta. Credo che se lo debbano chiedere domenica notte, quando andranno a dormire, e quando poi si risveglieranno dovranno decidere se è giusto che 7 persone decidano il destino di 8.000. Se 7 persone possono approvare un documento che deve disegnare lo sviluppo di questa città, e per esempio hanno ragionato di PUC senza parlare col sindaco di Novi Velia, o con quello di Cannalonga, o con quello di Moio della Civitella, o di Ceraso, o fino ad Ascea, pensando cioè a uno strumento urbanistico che nasce e muore una città, uno strumento urbanistico che nasce su un qualcosa che non si farà più, cioè la variante alla variante, e quindi sostanzialmente un PUC che è monco di quella che è la sua genesi, perché noi abbiamo immaginato di dare a uno splendido professionista un compito, quello cioè di costruire la città del futuro, e poi ci ritroviamo che quando questo strumento è pronto, molto diverso da quella che era l'idea iniziale, viene meno il presupposto. E allora su questo bisogna interrogarsi e bisogna creare anche le occasioni per farlo. L'officina 1821 lo è. Abbiamo diviso questa officina in settori, ce n'è uno, urbanistica e lavori pubblici, che si sta interrogando non solo sul PUC, quindi sull'immediato, ma anche sulla prospettiva, ecco, futura, sulle proposte. Entreremo nel dettaglio di Officina 1821 tra qualche istante. Intanto abbiamo qui l'amministratore dell'Università Telematica Pegaso. Avete aperto da poco tempo una sede a Vallo. Perché avete scelto Vallo? Ecco, l'avvocato Sansone metteva un po' in discussione il ruolo di Vallo rispetto anche alla centralità sul territorio cilentano. Voi perché avete scelto Vallo? Ecco, non a caso, immagino. Intanto ci sembra che popolosi, facilmente raggiungibile dalle altre aree, perché se noi calcoliamo da Palinuro, da Sarpi, da Policastro in 40. Quindi mi sta confermando minuti. Il ruolo di centralità che Vallo anche ha, certo, territorialmente, certo, rispetto, certo, al territorio. Ci sia un ospedale, ci sia un tribunale, ci sia quindi anche per i nostri corsi laurea, che sono quelli di economia, di giurisprudenza, dove posso iniziare 18 mesi, 6 mesi prima della laurea, i tirocini, quindi ci sia una presenza, dovrebbe essere di professionisti che girano intorno a quello che possa essere il tribunale o le altre attività che si svolgono a Vallo. Abbiamo avuto, a dire la verità, anche la disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di darci questa struttura molto bella, e quindi di averlo anche in dove noi in cambio abbiamo proposto le borse di studio per le persone più bisognose, per chi non ha la disponibilità economica nel potersi iscrivere all'università, visto il momento di crisi che vivono le famiglie italiane, e quindi abbiamo, mi sembra, un esempio lampante, la signorina Clelia, e quindi anche per stare vicino al territorio, per dare delle risposte sotto l'aspetto sociale, non solo culturale. Ecco, avete appena inaugurato la sede, siete già operativi, come lavorerete, ecco, sul territorio cilentano? Allora, abbiamo già gli uffici operativi, già abbiamo fatto alcune sedute d'esame, stiamo avendo un'ottima risposta da parte del territorio. Noi vogliamo puntare, come dicevo prima, all'onorevole, in particolare quello che è il nostro corso di studi in scienze turistiche chiaramente con degli indirizzi specialistici tipo l'enogastronomia, tipo il turismo chiaramente archeologico, religioso, quindi creare dei percorsi specifici di formazione affinché poi, ecco, come diceva Clelia, avere un'idea di start-up aziendale. E tra l'altro, se mi consentite un inciso, noi come Pegaso abbiamo rilevato da ottobre con il 67% l'Universitas Mercatorum. L'Universitas Mercatorum non è altro che l'università delle Camere di Commercio italiane. Quindi stiamo facendo un'altra esperienza pubblico-privata, dove è nata proprio la prima università dello start-up. Cioè l'idea di questa università, che ha corsi di studi specificamente di economia, è quello di accompagnare i giovani che abbiano idee imprenditoriali, quindi formarli, accompagnarli, sostenerli e non... Quindi non fermarsi al percorso di studi? No, questo è un discorso fondamentale. Se noi andiamo ad analizzare un attimo gli incubatori che sono presenti in Italia, in Europa,
solo l'1% degli incubatori ha un bilancio attivo, perché manca quella fetta di formazione e di accompagnamento agli imprenditori. Noi dobbiamo essere il supporto per le analisi macroeconomiche e sulle prospettive di sviluppo dell'economia, quindi dare delle indicazioni agli imprenditori su quali direttive muoversi. Quello che ha mancato fino ad oggi sugli incubatori di impresa è stato proprio questo. L'obiettivo di Pegaso attraverso la Mercatorum Universitas è fare specificamente questo. Ecco, c'è collaborazione sul territorio cilentano, voi rappresentate insomma l'università, parlava prima l'importanza pubblico-privato, c'è anche come dire, una collaborazione con gli enti territoriali? Sì, diciamo di sì, stiamo avendo un po' di contatti con le varie istituzioni, con le varie associazioni. Come dicevo prima, a noi piace ascoltare il territorio per poi dopo dare risposte formative specifiche sul territorio. Speriamo chiaramente di densificarle, di creare questa rete, queste sinergie fondamentali finalizzate chiaramente a chi? Al cittadino, a chi oggi cerca uno spiraglio per il futuro, a chi oggi paga le tasse in cambio di servizi. Anche noi con la formazione cerchiamo di dare un servizio. Allora, Clelia, c'era Clelia che prima ecco, voleva la parola per aggiungere. Sì, io ho sentito i diversi interventi, anche e soprattutto in ambito politico, e ci tengo a ribadire una cosa, e la ribadirò sempre, fino alla fine e fino a quando avrò la possibilità. Ognuno di voi ha espresso un'opinione in ambito politico e accetto anche l'esclamazione del sindaco che ha detto è stata una nostra responsabilità. Il problema però è questo, è ripartire. Quello che io contesto alla classe politica del nostro territorio è non aver avuto la capacità di guardare lontano e non aver capito effettivamente chi siamo e che cosa possiamo diventare. Io lo dico in modo molto schietto, ho apprezzato la figura sempre di Vincenzo De Luca per la sua capacità di sognare per Salerno qualcosa di grande, indipendentemente dall'idea politica, che può essere giusta o può essere sbagliata. Quello che io chiedo è che anche il nostro territorio possa avere questo e soprattutto possa avere un utilizzo anche dei fondi europei o di tutte le possibilità molto più razionale. Cioè noi andiamo ad utilizzare determinati fondi per creare delle occasioni di sviluppo. Abbiamo un centro per la biodiversità che potrebbe essere un grande fiore all'occhiello per il nostro territorio. Ci sono un sacco di ragazzi che si laureano in varie discipline di ricerca e che sono costretti ad andare via. Cioè noi possiamo far diventare oro tutto quello che intorno a noi, oppure ad esempio iniziare a lavorare seriamente su un progetto di un museo articolato che possa racchiudere in sé tutte quelle che sono le potenzialità artistiche, archeologiche del nostro territorio. Quello che io contesto è la mancanza di progettualità e quello che chiedo alla classe politica, una classe politica che spero possa essere una classe politica legata al suo territorio e soprattutto una classe politica che abbia quantomeno la creatività, perché per essere amministratori credo ci voglia anche creatività, cioè la creatività di guardare oltre e di far nascere dal deserto qualcosa di grande, qualcosa di importante, di pensare soprattutto a noi, perché è vero che c'è anche il problema dello spopolamento, però è anche vero che si può investire, a mio parere, su quelle che sono le forze che sono rimaste qua, innanzitutto attraverso anche un'opera, cioè riuscire ad informarci, perché io vi assicuro che ci sono tante iniziative di cui noi non siamo a conoscenza, per una nostra pecca personale che dovremmo informarci, così come per chi come me adora la politica da sempre, è sempre più difficile inserirsi in quell'ambiente, perché anche qua c'è un messaggio pilotato. Passa il messaggio che se non hai il santo in paradiso che ti sta dietro e che ti possa aiutare, che ti possa portare i voti, tu giovane non sei nessuno, non puoi contare su un bagaglio di voti. Se tu non puoi offrire nulla in cambio, sembra quasi che tu non puoi concorrere per quanto tu sia bravo. Passa un messaggio, a mio parere sbagliato, perché a me piace andare oltre, che se tu non puoi offrire, se tu non hai la possibilità, tu giovane, anche se sei bravo, la meritocrazia non basta. Allora, al tuo fianco c'è Antonio. Antonio, allora, tu hai creato insieme ad altri ragazzi la cooperativa Terra di Resilienza. Condividi le parole di Clelia? È difficile realizzare qualcosa di importante, di significativo. Voi vi siete dedicati al settore dell'agricoltura. È difficile, ecco, se non si ha un santo in paradiso? L'agricoltura è un tema che, per quanto discusso stasera, forse bisognerebbe dedicargli solo a questo tema. È chiaro che in pochi minuti all'agricoltura in Cilento, quindi insomma, non vado su questioni tecniche, però visto che questa verve di Clelia forse ha motivato
più di tutti stasera, insomma, la necessità di fare qualcosa. Vale la pena, credo, che quella che è l'esperienza della cooperativa Terra di Resilienza possa servire a questa categoria di persone. Questi... Ecco, mi sembra di capire che voi collaborate anche con Storie di Pane, giusto? Sì, al futuro del Cilento. Allora, innanzitutto nel Cilento l'agricoltura è purtroppo frutto quasi solo oramai del ricordo, del folclorico, nel senso che si parla di produzione agricola, ma nella parte appenninica del Cilento e poi nella costa di produzione agricola vera e propria non ce n'è. Insomma, abbiamo una retorica, abbiamo quella che è l'agricoltura di sussistenza, dove c'è una generazione che tra qualche anno non potrà più farla perché non c'è più, e quindi di agricoltura vera e propria non ce n'è. Esistono esperienze un po' come la nostra, dove in qualche modo abbiamo provato a non guardare il Cilento come un luogo dal quale partire, ma dal quale andare via e non restare sentendosi imprigionati. Insomma, è un po' questa la declinazione della resilienza. Quindi tutti sentono parlare di dieta mediterranea. Oramai abbiamo capito che dieta mediterranea non è un elenco di cose, dieta mediterranea è uno stile di vita. Ecco il Cilento che si fregia, e chiudo, sì, il Cilento che si fregia di questo vanto, di aver ospitato Kiss, di aver raccontato questa storia, insomma, sulla dieta mediterranea, deve smetterla di parlare e deve iniziare a fare. Bisogna iniziare a coltivare le terre. Io ho detto che come cooperativa coltiviamo 11 ettari con queste varietà di grani antichi per avere una produzione di 200 quintali. Nel mio paese, che è Casella in Pitterri, nell'anno 1972 si producevano più o meno 10.000 quintali di grano. E c'era ancora la forza a trazione animale. Oggi ci sono 150 trattori e la produzione annua è sui 200-300 quintali, quindi voglio dire, c'è da lavorare, c'è da sbarcare da costruire un nuovo immaginario, e forse è quell'immaginario che intendeva dire con Odelia, con il quale abbiamo condiviso questa importante esperienza di creazione di questa cooperativa sociale a Morigerato. Allora, grazie Antonio. Io, ecco, mi avvicino a papà Roberto e a Bartolomeo per raccontare la storia della famiglia Viterale. Sì, allora, padre e figlio, questa passione che si tramanda, non c'è solo Bartolomeo, mi sembra di capire che tu hai anche un'altra figlia sì, che è impegnata all'interno dell'attività. Sì. Allora, Roberto, passiamo intanto ai tuoi lavori. Che cosa ci stai preparando? Si avvicina Pasqua. Sto facendo quindi vedere come si chiude un uovo di Pasqua. Così. È lavoro che quotidianamente svolgete all'interno del vostro laboratorio. Tu hai due attività a Vallo della Lucania. Due pasticcerie, la storica, la pasticceria Roberta, e poi l'hanno aperta i miei figli. Hai iniziato a quanti anni? Ho iniziato che avevo nell'82, e quindi avevo 15-16 anni al laboratorio di Royal. Ecco, ricordiamo che tu fai parte di Terra Mia, in studio abbiamo anche Pantaleo De Luca, insomma, questa importante realtà. Allora, torniamo a te intanto. Tu hai iniziato quindi presso il laboratorio, presso una pasticceria storica di Vallo della Lucania. Storica di Vallo, di Ciro Ferrara. Hai fatto, insomma, i sacrifici, la gavetta, poi a un certo punto hai intrapreso la tua attività. A 25 anni ho aperto da solo un'attività, sono andato fuori, però alla Certosa di Padula e ho aperto un'attività. Che dopo qualche anno me sono tornato qua e... Insomma, si è sposato, ma di poco, dal Cilento al Vallo di Diano. Sì. Che cosa ci hai portato questa sera? Allora, io qui ho portato delle varietà di colombe che abbiamo fatto anche prima, mentre stavate parlando, abbiamo fatto degli impasti. Hai continuato a lavorare, lo facciamo vedere l'impasto. Ecco, io mi sposto, prego. Adesso vi faccio vedere come si mettono nelle forme. Allora, si fanno dei panetti, si divide il panetto a metà, visto che la colomba è diversa dall'uovo di dal panettone. Quindi si mette prima le ali, si mettono sotto. Qui c'è un impasto preparato questa sera? No, questo me lo sono già portato perché l'impasto è lungo, sono 24 ore, quindi questo era il secondo impasto che ho fatto. Questo doveva ancora lievitare di più, però visto per la l'ho fatto. Dentro ci sono dei canditi, questa però poi vediamo, ci sono è la classica colomba. Questa è la classica colomba. con i canditi d'arancia, questi qua. Poi abbiamo questa con la cioccolata, poi c'è questa che quest'anno mio figlio l'ha voluta fare assolutamente. Sono le albicocca semicandite del Vesuvio con della cioccolata.
Poi abbiamo questo impasto che sono i fichi bianchi del Cilento con delle noci di Sorrento, ed è questo qua. Quindi, questo anche qua. Tu insomma valorizzi quelli che sono i prodotti, certo, della nostra terra. Sicuramente. Allora, diverse varietà. Poi c'è noce cioccolata, poi abbiamo anche la pera e cioccolata, questa che... E poi c'è questa qua, l'albicocca, l'albicocca semicandita del Vesuvio con la cioccolata. Allora, ma piace ancora la colomba? Io vedo che la gente è molto attirata dall'artigianalità, cioè diciamo che... Un prodotto artigianale va ancora. La gente è attirata e quindi va. E qua abbiamo la pastiera della nostra nonna, questa qua è la pastiera delle ricette di mia madre, quella dei riso e cannella, che io me la ricordo sempre, veramente. Io poi sono nato a Cannalonga, quindi là... Diciamo che eravamo in un paese molto povero, e quindi quando arrivava, da premettere che mia madre è andata anche sopra in Piemonte a prendere nelle risaie. È stata anche lei un'emigrante. Poi la classica col grano, e quindi adesso c'è mio figlio che sta, anzi ha preparato anche un uovo di Pasqua per augurare a noi di 7 TV, ma non lo faccio, diciamolo piano piano, ma è bravo? Insomma, ha preso dal un papà 40%, un 40%, allora deve crescere ancora. Allora, grazie Roberto, grazie. Dopo torniamo grazie da te con il nostro nutrizionista. Sì, e poi anche poi se vogliamo assaggiare. Al termine di questa puntata degusteremo i tuoi lavori. Allora, ci dobbiamo fermare per un'altra brevissima pausa pubblicitaria. Il balletto di Dora, Giuliano, e poi torniamo in studio per la terza ed ultima parte. La 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 loca, soy loca por...